Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, lo so che sono mancata da tanto tempo. Credo di aver pubblicato un video a marzo dove facevo vedere un po' una giornata così di studio e lavoro molto random. Poi però ho avuto tutti gli esami, ho avuto un sacco di cose da fare, ho avuto anche il Covid. E niente, quindi i tempi si sono un po' allungati. Quindi oggi ho deciso di fare il tanto atteso home tour che mi hanno chiesto, cioè che mi avete chiesto comunque in tanti, non lo dico per dire, ma l'avete veramente chiesto in tanti, di fare l'home tour negli ultimi 3 mesi. E probabilmente, siccome è passato così tanto tempo, l'hype è finito e nessuno frega più un cazzo. Però, siccome io mantengo sempre le mie promesse, lo faccio lo stesso. Ovviamente, oggi che ho deciso di filmare questo video, la luce fa veramente schifo. Quindi spero veramente che possiate capire un po' com'è la casa. Se vi siete persi un po' i passaggi, a gennaio abbiamo comprato un appartamento, a febbraio abbiamo traslocato, quindi è stato veramente un inizio d'anno molto intense tra l'università, il trasloco, eccetera. È stato veramente stressante, veramente stressante. Per non parlare della noia mortale di cosa vuol dire comprare casa. Anyway, faccio vedere questo home tour, ci faccio qualche premessa. Uno, non faccio vedere l'home tour per vantarmi o robe del genere, semplicemente molti mi hanno chiesto che sono curiosi di vedere la casa, come l'ho arredata, eccetera, eccetera. È veramente anche una cosa che io amo vedere, mi piace un sacco vedere gli home tour delle persone, quindi è solo per questo che lo faccio, non c'è un'altra ragione sotto. L'appartamento l'abbiamo comprato con i mobili, quindi molte delle cose, praticamente quasi tutto l'arredamento non è stato deciso da noi. Alcune cose le ho cambiate, vi dirò anche quali ho cambiato e quali no. Però la maggior parte delle cose, siccome erano nuove e l'ex proprietario voleva veramente venderla con i mobili, abbiamo accettato perché noi comunque abbiamo vissuto in affitto per 4 anni e avevamo veramente dei mobili raccattati qua e là, quindi non sarebbero stati veramente degni di questo appartamento. Quindi siamo riusciti comunque a vendere tutto e abbiamo tenuto qualcosina del vecchio appartamento, ma niente di che. E alcune cose le ho già cambiate da quando ci siamo trasferiti, perché giustamente sia mai che io sia contenta di qualcosa, no? Quindi diciamo che il decor non mi rappresenta al 100%, non rappresenta al 100% i miei gusti, però ho cercato di mettere un po' la mia zampetta da qualche parte, però per dire che appunto non abbiamo deciso quasi niente in questo appartamento, però ovviamente è un appartamento che è stato tutto rinnovato, i mobili sono tutti nuovi, quindi giustamente non è che mi schifa l'idea, no? Però sicuramente non so quanti anni vivrò in questo appartamento, non so se sarà l'appartamento della mia vita o cambieremo a un certo punto, però so che a un certo punto vorrò cambiare comunque le decorazioni, comunque i mobili, però non è questo il momento, va bene così. Per fortuna sto lavorando molto su questa mia fissazione che tutto deve essere come voglio io in 2 giorni. Ecco, perfetto. Quindi niente, vi lascio l'home tour, fatemi sapere se avete qualche domanda, se avete qualche curiosità, cosa vi piace di più della casa, cosa non vi è piaciuto, eccetera, eccetera. Quindi vi lascio l'home tour e ci vediamo. Allora, come detto, la luce oggi fa veramente schifo perché fuori è molto grigio, quindi cercherò, ho messo delle luci dappertutto nell'appartamento in modo che possiate avere un minimo di luce. Allora, come vedete lì c'è l'entrata, quindi lì c'è la porta, questo è un enorme, enorme specchio bellissimo, lì è per sedersi, dentro c'ho anche delle ciabattine, quindi questa è la porta, niente di che. Qui abbiamo invece l'armadio all'entrata che è enorme, enorme veramente, adesso lo apro. Allora, dentro l'armadio ci sono tutte le cose tipo cappotti, cose invernali più che altro, alcune delle mie borse e basta, niente di che. Le scarpe vedrete dove sono. Quindi questa è l'armadio all'entrata, ecco c'è Emma che vuole andare assolutamente dentro, ma non si può. Quindi subito dopo l'entrata ci sono i cattiti, eccoli, bellissimi, ciao Boromir. Questo è il salotto, quindi appena si entra in casa si entra subito in salotto, quindi qua vedete già una grande panoramica del salotto e lì c'è la cucina. Questo muro è bellissimo, ho anche acceso addirittura le lucette che abbiamo, che non le mettiamo mai, però le ho messe per l'occasione. Quindi partiamo da qua. Qua c'è l'angolo dei gattini, ovvero ci sono le loro macchinette per il cibo automatico e lì c'è la fontanella dell'acqua. Questa è la loro lettiera e lì ci sono i vini. Quindi è un angolo che ha molto senso.
E ovviamente questo muro dove ho messo un qualche decorazione qua e là, quindi questa è l'entrata, come vedete, e qua c'è un piccolo angolo, e su questo piccolo angolo c'è questo che è un caminetto elettrico, ecco, non mi veniva la parola, un caminetto elettrico che ci sta benissimo con la posizione. Qua sui muri abbiamo messo delle decorazioni perché io le case con i muri bianchi proprio non è una cosa che mi piace molto. Poi da qua, se ci mettiamo in questo angolo, vediamo lì la TV, il divano e andando sempre qua abbiamo il tavolo, la biblioteca e lì c'è la cucina e qua ci sono le cose dei gatti. Questa è la vista del salotto quando veniamo dalla stanza da letto, quindi adesso vi farò vedere un pochino meglio. Allora, qua abbiamo già detto l'angolo dei gatti, qua c'è una finestra molto grande. Abbiamo l'aria condizionata, bless their soul, però onestamente abbiamo avuto i 30 gradi e non abbiamo avuto bisogno veramente di accenderla più di tanto, quindi la casa non si riscalda così facilmente, sono molto contenta. Quindi qua c'è la TV, lì ci sono le cose di lui, più che altro i suoi giochi, le sue cose, questo tavolo, questo è il divano che diventa anche un divano letto e lì in questo... In questo coso, come si chiama? Cestello, cestino, cesto, vabbè, c'è una coperta quando abbiamo freddo, così. Lì è una roba dei gatti, ovviamente, come ben vedete anche là c'è la cosa dei gatti, che usano più che altro quella, invece di questa però la lascio lo stesso, mi dispiace buttarla perché comunque è messa bene. E questo è un muro bellissimo che appunto l'ex proprietario ha fatto tutto lui, cioè... Sto lavoro, cioè, ha preso una pietra, cioè una l'ha messa sul muro, una cosa assurda. E anche questo muro è la stessa cosa, riprende il design. Quindi questa è la parte del salotto. Forse non si capisce bene le misure, però è veramente grande il salotto. Quindi cioè, è tutto un open space tra salotto e cucina. Quindi come vedete qua c'è l'angolo del caminetto, l'entrata. E quindi qua abbiamo il salotto, il tavolo. E poi la cucina, e adesso vi farò vedere più in particolare. Prima però vi faccio vedere il terrazzo. Questo è il primo terrazzo perché ne abbiamo due. Quindi questo è il terrazzo del soggiorno. Scusate la scatola qua, però sono delle cose che dobbiamo buttare via, quindi purtroppo molto poco estetiche. Il terrazzo è enorme, abbiamo questo tavolo con le sedie, questa è la cosa dell'aria condizionata. Questa è una piantina di pomodorini che abbiamo preso, che ci è stata regalata ieri da mia cognata, quindi speriamo che cresca. E Boromir che adora tantissimo il terrazzo, quindi questo è il terrazzo, abbiamo messo questi cosi sui terrazzi in modo che i gatti non si intrufolino, ma sono bravissimi i gattini, quindi non fanno niente di male, quindi qua è molto tranquillo, come vedete ci sono già gli alberelli, tutto quanto, e quindi questo è la vista, diciamo, dal terrazzo per andare in casa. E lì. Quindi quando entriamo dal terrazzo, questa è un po' la vista, no? Cioè, tutto ciò. Quindi, allora, partendo da qua, qua abbiamo un cestino, cioè, sempre un cestello con i giocattoli che Boromir adora, quindi lui ogni tanto se li prende e gioca. Qui c'è appunto la libreria, che voi direte, ma che strano posto per mettere la libreria vicino alla cucina, però all'inizio era lì. Però toglieva un sacco di luce, quindi lì mi piace molto di più. Ovviamente dovete sapere che tutti i miei libri, tutti i libri che io possiedo sono in Italia, quindi sto soffrendo molto perché questi non sono neanche, cioè non è neanche tipo un settimo dei libri che possiedo, però purtroppo sono in Italia, quindi non so se un giorno li vorrò portare in Canada o meno, perché appunto comunque sono pesanti e costicchia parecchio portare i libri, vedrò. Questo è il tavolo che è qua, abbiamo sei sedie, due sono nella nostra stanza da letto, quindi le vedrete dopo, perché il tavolo diventa più grande, cioè lì in mezzo praticamente si apre e ha un pezzo in più, quindi è molto comodo perché ci stai tranquillamente in sei ma anche in otto onestamente, quindi è molto bello. Io onestamente avrei scelto un tavolo un po' più vintage, un po' più bello, però non mi dispiace, non è male. Quindi da qua abbiamo la vista della cucina. Quindi adesso andiamo in cucina. Come vedete abbiamo messo delle cose dei matrimoni. Abbiamo messo due foto qua e anche questa foto qua è una foto dei matrimoni. Andiamo in cucina. Allora, la cucina non è grandissima, però c'è tutto lo spazio necessario perché abbiamo il frigo che è enorme.
come potete ben vedere. Niente di interessante in cucina, cioè nel senso non inizierò ad aprire i mobili perché non credo vi interessi più di tanto, però abbiamo tutto lo spazio necessario per cucinare, eccetera, abbiamo un forno enorme, la lavastoviglie, lì le banane che devo farci un banana bread e niente, quindi la cucina mi piace molto, è molto compatta, ho tutto lo spazio necessario anche negli armadi per mettere tutte le mie cose e giustamente dalla cucina la vista è questa, quindi è molto, mi piace molto l'open space per questo, perché se hai degli ospiti, gli ospiti sono là o sono sul divano mentre tu stai cucinando, hai un po' di compagnia, no? Quindi mi piace veramente tanto, io mi sono innamorata subito dell'open space più che altro. Poi qua avrete visto questa stanza in più, direte che cacchio è questa. Allora, questo è uno storage, è una stanza per uno, c'è il... adesso accendo la luce. Non fateci caso al casino, per favore. Questo è uno storage enorme, onestamente non so neanche se rende l'idea, ma abbiamo il... non so come si chiama questa cosa, ma avete capito, no? Quella per l'acqua calda, insomma. E qua ci sono le scarpe, perché le scarpe non mi piacciono nell'armadio per una questione anche di odore. Invece qua, siccome non c'è niente che possa odorare, ma comunque le mettiamo fuori anche per far aereggiare. Ma ci sono anche tutte le cose, sai, dei gatti, le mie cose da palestra, cioè... tutte le cose inutili, poi c'è un po' di cibo, tutte le cose inutili che non stiamo utilizzando ma che hanno bisogno di uno spazio. Infatti non so neanche queste cose dove stavano nell'altro appartamento, perché l'altro appartamento aveva molto meno spazio. Però niente, questa stanza è bellissima, la adoro ed è molto molto utile. Poi da qua, come ben vedete, c'è un piccolo corridoio, c'è anche un piccolo step, non so perché onestamente. E qua abbiamo un'altra cosa che è come si chiama? Anche questo, un piccolo storage dove metto più che altro medicine, cose del bagno, cose per i viaggi, cioè veramente non sapevo neanche come riempirlo questo spazio, ma ci ho messo delle cose tanto per, ecco. E qua vicino c'è il bagno, che adesso vedremo. Ah, prima di tutto voglio far vedere che in corridoio abbiamo questo quadro che ci è stato regalato dalla zia di Louis, perché lei dipinge, quindi è molto bello, mi piace molto perché queste luci qua proprio lo mettono in risalto, ecco. Il bagno, primissima cosa importantissima del bagno è la cacchina, bellissima, stupenda, meravigliosa. Il bagno non è grandissimo e dovete capire anche che i bagni in Canada non sono come in Italia che hanno la finestra. La maggior parte dei bagni non hanno mai la finestra, quindi bisogna sempre mettere l'aria, ecco. Quindi si entra, ovviamente è molto più grande rispetto a ciò che avevo prima, se è chiaro. Quindi lì c'è la vasca, che vabbè, non mi interessa più di tanto, ma vabbè, lì potete vedere i miei prodottini, le papere, cioè cose poco estetiche. Qua c'è un... lì teniamo delle cose, forse, ma non è neanche pieno. E qua ci sono tutti i miei prodottini vari, skincare, eccetera. Non spaventatevi per la grandissima plastica che vedete, però... Zero waste fino a una certa, ma ne parleremo a un certo punto di questa cosa. E la cosa di cui vado più fiera è questo specchio, che non era questo ovviamente, anche le lampadari li abbiamo cambiati, era uno specchio noiosissimo, ma io sono riuscita a trovare questo specchio vintage bellissimo, me lo sono portato a casa e quindi in bagno abbiamo uno specchio fichissimo. E quindi qua c'è la cosa per metterci tutte le cose di cui hai bisogno dentro. Quindi niente, questo è il bagno. Ovviamente tutte queste cose erano già attaccate sui muri, eccetera. Io semplicemente ho approfittato dello spazio e l'ho usato a mio piacere. Ah sì, vi chiederete perché ci sono delle tende in mezzo. Allora, questo è un lavoro che io voglio fare, ovvero di mettere delle porte. Questo è lo spazio per la lavatrice e l'asciugatrice e tutte le cose necessarie per... lavatrice, asciugatrice, eccetera. Però per adesso ci sono delle tende, ma forse un giorno, quando avremo voglia e magari soldi, metteremo delle porte scorrevoli. Però per adesso non mi dà fastidio, cioè non è una cosa che si vede troppo, cioè non mi dà fastidio. Quindi da qua chiudiamo la luce, spegniamo la luce, andiamo nella stanza principale, che è la nostra stanza da letto, che è molto grande. Abbiamo un king come letto, quindi vedete, allora qua si entra. Abbiamo il letto, abbiamo i nostri comodini,
I nostri, questi sono sopravvissuti dal vecchio appartamento, giustamente. Abbiamo un sacco di shelf, quindi io ho fatto molta fatica anche a riempirli, non che per forza devono essere per forza riempiti, però niente. Quindi il letto è veramente grande. Una cosa di cui vado molto fiera sono queste lampade che ho trovato in un mercatino dell'usato. Aspettate che metto fuoco magari. Mercatino dell'usato, bellissime, che è tipo a forma di fiorento. Bello, bello. E niente, quindi lì ci sono tutte le shelf che sono pieni di cose mie, che adesso vi farò vedere se vi interessa. Qua abbiamo la TV di nuovo e quel mobile è quello che è sopravvissuto del vecchio appartamento, perché in realtà è molto comodo. L'unica cosa è che vogliamo dipingerlo. Lui vorrebbe dipingerlo nero, perché giustamente tutte le cose sono nere, ma io vorrei qualcosa un po' di vivace, quindi fatemi sapere un colore che potrebbe andare, cioè non lo so, un qualcosa di più vivace, perché è nero, raga, che cazzo è? Infatti io non avrei mai comprato dei mobili neri, sono molto onesta, però vabbè, me li faccio andare bene, ecco. Quindi qua abbiamo le altre due sedie della cucina, che quando abbiamo ospiti li prendiamo, lì ci sono le mie cose per fare la lavatrice. Qua c'è un poster di How I Met Your Mother, dietro la porta. Qua in Canada ovviamente, forse lo sapete, forse no, ma gli armadi sono dentro i muri, quindi gli armadi sono inclusi, diciamo, nella stanza, quindi non è che dovete comprarvi un mobile. Quindi qua abbiamo la TV, bellissima, è un sacco che non ho la TV in casa, in camera, e qua ci sono, abbiamo cercato di abbellire un po', no? Qua ci sono in realtà tutte le mie cose K-pop, quindi in realtà anche questa casa, anche questa stanza è occupata assolutamente da me, però per fortuna lui è una persona che non si lamenta mai di niente e gli ho messo i Pokémon per farlo contento. Quindi ho messo un po' di cose, faccio vedere, questa c'è una piantina che non è fake, lui pensava fosse falsa, ma no, è semplicemente una piantina grassa molto bella. E questa è una foto della nostra luna di miele quando abbiamo visto Obito, no! Ci sono i video su YouTube comunque, quei video non hanno mai avuto tanto amore, quindi se volete andare a vederli li trovate, quando siamo andati a visitare Obito. E questo invece è un regalo di matrimonio che una mia amica mi ha fatto, e io l'ho usato, che è il libricino di Bilbo Baggins, e io l'ho usato per fare l'album di matrimonio della luna di miele, quindi dentro ci sono le foto del matrimonio. E niente, quindi questa è la stanza, è molto grande onestamente, non mi lamento, la stanza che avevamo prima era molto più piccola, quindi abbiamo veramente tanto spazio, non mi lamento assolutamente per niente, c'è anche tanta luce, questa stanza e la stanza accanto, che è la seconda stanza, sono molto luminose. Adesso invece entriamo nella stanza più bella della casa, ecco Emma ovviamente mi ha già preso posto, questa sedia l'ho appena portata a casa, stavo cercando una sedia in velluto, ci ho messo moltissimo a trovarla, e Emma ovviamente già la adora, però sarebbe meglio che tu non ti sedessi sopra. La stanza, faccio un giro veloce e poi faccio vedere le cose particolari. Questa è la stanza, si vede che è mia, sì, assolutamente sì. Adesso chiudiamo la porta e vi faccio vedere bene in dettaglio. Allora, questa doveva essere la scrivania e in quell'angolo lì volevo mettere un mobile per i trucchi, però mi sentivo un po' affollata, cioè mi sentivo un po', forse era un po' too much, perché questa stanza non è grandissima, quindi ho deciso di usare questa sia come scrivania, sia come semplicemente un posto dove metto tutte le mie cose, tipo i trucchi, in questi cassetti ci sono robe sia, tipo, non so, adesso mi siedo, faccio prima, ho messo sia trucchi sia cose riguardo, non so, cancelleria, anche se non ne ho tanti, perché onestamente io all'università uso solo robe digitali. Quindi, e poi oltretutto io lavoro quasi, non lavoro quasi mai in questa stanza, perché quando lavoro guardo la TV, e quindi la maggior parte del tempo io lavoro in soggiorno nel tavolo da cucina. Quindi alla fine ho deciso, you know what, trasformerò questo sia come come si chiama? Sia come scrivania, sia come postazione trucco, perché tanto che ci frega, no? La sedia ovviamente è comodissima, bellissima, stupenda, poi sui muri ho messo le mie cose, che i poppini, come sempre. Lì c'è un altro terrazzo che abbiamo, è molto più piccolo, però comunque c'è un altro terrazzo, e lì c'è un'uscita di emergenza, e come vedete dietro abbiamo comunque un giardino, cioè è comune, però non mi lamento. Lì ci sono i miei vestiti,
Il mio armadio è molto più piccolo dell'altra stanza perché è la metà di quello che abbiamo nella stanza principale, però giustamente siccome io ho occupato questa stanza trasformandola in ufficio, però in realtà è una stanza per gli ospiti, una stanza ufficio e in realtà la stanza è mia. Ci sono i miei vestiti, lì c'è l'armadio, c'è il divano letto, questo è il divano che avevamo anche nella vecchia casa, che l'abbiamo tenuto ovviamente. Ho messo dei poster, poi qua ci sono i miei Funko Pop, ho preso questo mobile in modo che i Funko Pop non prendessero polvere. Lì c'è una piantina e questa è una candela, adesso ve la faccio vedere, è troppo bella. Questa è una candela, e se magari mettessi a fuoco, ma non si mette a fuoco, vabbè. È una candela in una tazza vintage, quindi quando si consumerà la tazza potrà essere utilizzata, ecco. E questo è il mio specchio da influencer, dove mi faccio tutte le foto degli outfit. Se mi seguite su Instagram sapete, cioè è qua che io mi faccio le foto. E niente, io questa stanza mi piace tantissimo, sia perché vabbè ci sono le mie cose eccetera, e lì in quel cestino là ci sono tutti i computer, perché abbiamo tre computer in questa casa, il mio computer del lavoro e i due computer nostri personali, quindi li metto là perché non ho spazio in questa scrivania e anyway il computer del lavoro lo uso quasi tutti i giorni, questo dell'università lo stesso. E questo è il mio armadio, che vabbè, se volete un tour dell'armadio ve lo farò a parte, ma non è questo il giorno, però, cioè, per carità, mi ci stanno dentro, no, ma non puoi andare assolutamente, no, mi ci stanno dentro tutte le cose, però appunto se non avessi questo non mi ci starebbero tutte le cose, ho troppe robe, forse, però mi piacciono i vestiti, io porto sempre tutto. E poi abbiamo questo tappeto che è sempre della vecchia casa. E niente, quindi questa è l'ultima parte della casa di cui io vado molto fiera, mi piace molto. Allora, siccome devo non ho voglia di mettermi di nuovo davanti, eccetera, faccio un piccolo cucù adesso, magari se mi mettessi a fuoco sarebbe meglio. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate capito più o meno come è fatta la casa, spero di non essere stata troppo frettolosa, che abbiate visto tutti i dettagli, eccetera. Fatemi sapere quello che vi piace di più, quello che non vi piace, siate gentili ovviamente. come ho già detto, molte cose non sono dipese da noi, perché molti mobili appunto non sono io che li ho avuti. Questa stanza è forse quella più cambiata, perché questo mobile qua l'ho comprato io, il divano c'era già, quindi ho cercato di renderlo il più stile mio possibile, con tanto di sedia in velluto, ecco. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta, cercherò di tornare con più video, però se avete appunto richieste, se volete che parli di qualcosa in particolare fatemelo sapere, se sarà nelle mie competenze ne parlerò assolutamente.